La Carrese di San Martino in pensilis si tinge ancora una volta di giallo-rosso e i giovanotti si riconfermano primi a seguire i giovani e terzo posto per i giovanissimi. Nonostante il tempo incerto e qualche goccia di pioggia, San Martino non si è persa d'animo e sono state migliaia le persone che hanno invaso le strade del paese. La Carrese di San Martino è diventata un appuntamento fisso, tantissima gente anche da fuori regione. Una corsa nel segno della sicurezza dalla partenza al cambio fino all'arrivo. Un grande dispiegamento di forze dell'ordine e di volontari che hanno posizionato delle barriere lungo il tragitto per evitare che la gente occupasse il centro del tracciato. Una tradizione antica che riesce ad appassionare tutti e che rende orgoglioso l'intero paese. La sfida è proprio quella di accogliere sempre di più e di riuscire a tramandare quelle che sono le nostre emozioni e le nostre sensazioni a tutti gli amici e al pubblico che accorre a vedere la Carrese. Un momento toccante è quello della benedizione dei carri fatta dal parroco Don Nicola Mattia, che ha detto: tornate tutti vincitori. È una stupenda corsa. Bellissima, sì, tanta, tantissima emozione. Voglio salutare gente che non c'è più, che è venuta a mancare questa. La vittoria è anche dedicata a loro. Sì, soprattutto a loro. Al carro dei giovanotti, grazie per tutto e al nostro santo. Un bacio fortissimo. Viva San Leo, viva San Leo, forti giovanotti!